Buon pomeriggio dal Mario Tedesco di Praia a Mare, dove va in scena la seconda giornata di campionato della promozione Girone A tra DGS Praia Tortora e Denis Bergamini Rossoblu Città di Luzzi. Veniamo alla lettura delle formazioni. La Denis Bergamini, l'11 di partenza è con Andreoli, Gigliotti, Filidoro, Brandi, Straface, Paciola, Meringolo, Cosenza, Amendola, Martins Pedro, Ventura, l'11 di partenza. A disposizione di mister Tignanelli, Crispino, Dacri, Gaudio, Gentile, Nisi, Perrone, Russo, Scarpelli. La DGS Praia Tortora, l'11 di partenza di mister Alberto Aita, Piccioni, Carbaglio, Crisciullo, Bert Alan, Bertini, Gallo, Puoli, Losardo, Tagliapietra, Petrone, Alercia. A disposizione di mister Alberto Aita, Aurelio, Gabriele, Limongi, Capuano, Rivadero, Vodanovic, Ignazio, De Luca, Favieri, Massara, Mattia. Il minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione nelle Marche e ovviamente un in bocca al lupo a tutti i marchigiani. Direzione affidata al signor Otranto di Rossano, sarà coadiuvato da Maddalena e Graziano di Paola. Se la prima giornata ci ha detto praticamente che nessuno regala niente per la DGS Praia Tortora, per i padroni di casa, già tempo di riscatto dopo la sconfitta sul terreno del Campora per 1-0. Lo Juveni e invece la Denis Bergamini Rossoblu Città di Luzzi ha messo in cassaforte i primi 3 punti con la vittoria sul proprio terreno per 3-1 sullo Juvenile a Roseto. Tutto pronto per il calcio, per il fischio d'inizio, verrà battuto dalla Denis Bergamini Rossoblu. Tra le sue file è arrivato proprio in questa settimana Gentile, che è un ex del Praia Tortora. Gentile ha militato nella formazione degli Alto Tirrenici nel campionato di prima categoria vinto e che è valso il salto di categoria in promozione. Ancora qualche istante, dicevamo, già la prima giornata ha fatto intendere che in questo girone nessuno regalerà niente. Tutto pronto, arriva, sta per arrivare il fischio d'inizio di DGS Praia Tortora, Denis Bergamini Rossoblu Città di Luzzi. Fischio che arriva in questo momento, partito il cronometro con il lancio lungo della Denis Bergamini. Bert Alan prova ad appoggiare su Alercia, cerca un cambio, arriva Gallo con tutta la sua velocità, prova subito poi un colpo di tacco per Petrone, il capitano. Va via Petrone per Bert Alan, c'è spazio da quest'altra parte, lo vede, è per Alercia, carica il traversone, viene contrastato, alimenta l'azione Crisciullo, poi va giù, ma tutto regolare, c'è un fallo laterale per la formazione ospite. Il lungolinea stacca bene Alercia, Losardo mette giù, poi trova il passaggio per Petrone, Petrone al limite, allarga dall'altra parte, troppo, era indietro Gallo, non può arrivarci. Palla che finisce in fallo laterale per la rimessa a favore della Denis Bergamini Rossoblu, che dicevamo ha già messo in cassaforte nella prima giornata i suoi primi 3 punti in questo campionato con la vittoria sul proprio terreno di gioco ai danni dello Juvenile a Roseto con la doppietta di Martins Pedro.
Attenzione, ora attacca la DJS Predator con Petrone in aria, cerca uno slalom, poi riesce a trovare lo spiraglio, ma il tiro è abbastanza debole e centrale, non ha problemi Andreoli, che è anche il capitano della squadra ospite. Tutto questo a un minuto e mezzo dall'inizio della partita. Tagliapietra prova ad andare in pressing, c'è il lancio lungo, lo sardo sfila la palla anche per Bertini, Carbaglio con calma l'appoggia al centrocampo per Losardo che va a cercare la collaborazione di Bertini. Bertini prova un fendente lungo sul quale cerca di inserirsi, stava quasi per arrivarci Puoli, ma è in vantaggio Andreoli. Ottimo l'anticipo di Bertalan, poi con una finta disorienta l'avversario, viene intercettato il suo tentativo di passaggio. Attenzione perché c'è Martins Pedro che può lanciare il compagno Ventura, ma esce bene Piccioni. Partita subito brillante da entrambe le parti. Bertini a cambiare lato di testa, riesce a evitare il fallo laterale in un primo momento Gallo, poi la palla va fuori, l'ultimo tocco di un giocatore della Dennis Bergamini rossoblù per la rimessa a favore dei padroni di casa. Bertalan, Petrone, l'anticipo, si lotta a centrocampo, Losardo ne esce bene, all'indietro per Gallo, ancora per Bertalan nel cerchio del centrocampo, bello il fendente, il lancio dove allunga la falcata a Lercio, poi carica il traversone, viene messo fuori dalla difesa della Dennis Bergamini. Martins Pedro va a recuperare, fa carambolare la palla su un avversario, si guadagna un fallo laterale. Alercia lotta, poi Losardo, ultimo tocco e per dei rossoblù, la rimessa quindi per i padroni di casa. Crisciullo in tenuta bianco-celeste, la DGS Praia Tortora rossoblù per il Dennis Bergamini. Bertalan prova ma viene intercettato, poi Losardo deve addomesticare questo pallone con l'esterno, l'appoggia per Carbaglio che avanza, trova libero sull'out Gallo che accelera, poi prova a verticalizzare per Petrone. Troppo lungo, la palla è per Andreoli. Ora appoggia subito Carbaglio, fa sentire la presenza Puoli, si allunga un po' troppo la palla, la riesce comunque a controllare, poi un po' in difficoltà Bertini, lo anticipa ma fallosamente Martins Pedro. Sale la DGS Predator tra Bertini lungo a cercare Puoli che la mette in mezzo, viene intercettato, attenzione Petrone non riesce prima a coordinarsi per la battuta a rete, viene anticipato dalla difesa della Dennis Bergamini che prova a ripartire, ma c'è il pressing squadra alta, quella di Aita in questi minuti, contrasto di Puoli sull'avversario. Il direttore di gara si è fidato della segnalazione del suo assistente Petrone, ha protestato proprio all'indirizzo dell'assistente che ha alzato la bandierina segnalando l'azione fallosa di Puoli e inducendo così il direttore di gara Otranto di Rossano a fischiare il calcio di punizione già battuto ora dagli ospiti. Martins Pedro riesce a staccare, mette giù la palla ora al Dennis Bergamini, recupera Puoli bene senza fallo, fa riconquistare palla alla sua squadra. Bertalan dentro nel centrocampo per Petrone, in un primo momento intercettato, poi il capitano prova ad andarsene in mezzo a due, ci riesce, attenzione, carica il destro, ribattuto, poi ancora alza la gamba Martins Pedro, un po' di proteste. 6 minuti sul cronometro, 0-0 qui al Mario Tedesco tra DGS Predator Tortora e Dennis Bergamini rossoblù.
seconda giornata valevole per il campionato di promozione Girone A. Ora c'è questa buona occasione dalla tre quarti, il calcio di punizione sulla palla, ci sono Angelo Petrone, il capitano, e Bert Alan. Sulla linea dell'area di rigore si formano le cosiddette coppie, sale anche la torre Bertini in cerca di una deviazione, qualche contatto. Alza la mano Bert Alan, poi c'è anche Petrone, un po' di movimento, arriva il fendente, esce bene Andreoli a mettere fuori aria, c'è Gallo ad alimentare, poi ci prova dalla distanza. Buono il coraggio di Gallo dalla distanza per riprovarci. Ora è a terra Andreoli, probabilmente nell'azione del cross, andando a respingere, si sarà scontrato con qualche avversario, viene chiamato in campo, vengono chiamati in campo i sanitari per insomma prestare le cure del caso ad Andreoli. Sicuramente è uno scontro, una botta forse sul costato per il numero uno e capitano della Denis Bergamini rossoblù. DGS Praia Tortora e Denis Bergamini rossoblù si ritroveranno in campionato per il ritorno ovviamente a campi invertiti il 15 gennaio 2023. L'anno scorso la squadra ospite ha chiuso il suo campionato in ottava posizione, 38 i punti conquistati, una salvezza abbastanza agevole per la Denis Bergamini rossoblù. Dicevamo, in questa settimana è arrivato anche in forza a mister Tignanelli Gentile, giocatore che la piazza di Praia Mare conosce bene per essere stato tra le sue fila, e nel suo curriculum anche Paolana Belvedere. Correttamente ora restituisce il pallone Puoli ad Andreoli per poter riprendere il gioco. 9 minuti quasi sul cronometro del primo tempo, 0-0. La partenza con buoni ritmi ma poche occasioni. Alercia di testa aveva cercato di lanciare subito Puoli, la palla sfortunatamente ha carambolato sullo stesso giocatore, poi Bert Alan arriva con decisione e butta la palla in fallo laterale. Che si appresta a battere Gigliotti. Va a lungo linea a cercare lo stacco di testa di Martins Pedro, poi Cosenza riesce ad avere la meglio su Bertini che lo recupera, ma è costretto a concedere il primo calcio d'angolo della giornata a favore degli ospiti. Parte il traversone, riesce a staccare di testa Brandi ma non a inquadrare lo specchio della porta. Si riprende con Bert Alan subito a cercare la falcata di Alercia che è in vantaggio sull'avversario, il controllo, cerca lo spazio ma invece va ad appoggiare su Puoli, Puoli su Petrone, Petrone che cerca uno spazio per caricare il tiro, invece è un traversone che libera la difesa della Denis Bergamini. Ancora in attacco, ha recuperato palla la DGS Praia Tortora, Gallo dall'altra parte, arriva il suo traversone, Brandi lo mette fuori, Martins Pedro rincorre il pallone, non riesce ad evitare il fallo laterale. Crisciullo per Bert Alan, dentro per Petrone, la trattenuta, poi l'esterno per Tagliapietra, deve retrocedere, viene trattenuto, vede la trattenuta, il direttore di gara comanda il calcio di punizione sulla tre quarti. I padroni di casa hanno guadagnato metri sul terreno,
La Denis Bergamini resta compatta, cerca un po' qualche ripartenza. Ora c'è la possibilità per Petrone, per il capitano, il suo piede, per fare una magia, per sbloccarla subito. Ma vicino c'è anche Bertalan. 4 in barriera, più Puoli a disturbare. Parte il tiro di Petrone! L'avevamo detto! L'ha fatta la magia, Angelo Petrone al 12° minuto, sblocca per i padroni di casa e porta in vantaggio la DGS Praia Tortora. DGS Praia Tortora 1. Un'ottima la posizione, era quella la posizione ideale per Angelo Petrone, che ci ha abituato a queste magie. Ed ora cambia il risultato qui al Mario Tedesco. Petrone carico per aver realizzato il gol che al momento sblocca la partita, cerca di andare in pressione, ora vedremo se c'è la reazione da parte della Denis Bergamini rossoblù, che prova a conquistare metri, ha questo fallo laterale che è quasi sulla tre quarti. Battuto il fallo laterale, Tagliapietra prova ad andare a disturbare, va giù il giocatore, tutto irregolare, Petrone cerca di andarsene con classe, il tunnel all'avversario, Puoli da quest'altra parte, c'è spazio, peccato, il pallone a ritroso, deve tornare indietro a Lercia, ma rimane nel possesso palla della DGS Praia Tortora. Poi Bertalan con calma dietro per Bertini. Cerca qualche compagno Bertini, poi lascia il compito a Bertalan che va con il lancio lungo su Gallo, l'arresto di petto morte, il DRS Gallo prova a metterla in mezzo, troppo sul portiere Andreoli con sicurezza. Bertalan va a pressare, perde il contrasto, poi Puoli fallosamente e si becca anche una ripresa soltanto verbale dal direttore di gara Otranto di Rossano. Intanto si accascia a terra il giocatore della Denis Bergamini. Partita finora molto corretta, poi tra l'altro Puoli si è andato subito a scusare con l'avversario. Quando siamo al quarto d'ora, 1-0. Fino a questo momento una DGS Praia Tortora partita con il piglio giusto, con ritmo, con la voglia di tenere la squadra avversaria nella propria metà campo. Poi la prima occasione utile su calcio piazzato, il solito Angelo Petrone. Una punizione precisa sul quale Andreoli nulla ha potuto. Denis Bergamini, rossoblù, momentaneamente in 10. Esce dal campo zoppicante, vediamo se riuscirà a riprendere la partita. Ora c'è questo lancio lungo, Crisciolo svetta di testa per Bertalan, deve stare attento al pressing per Puoli, con calma col fraseggio Lercia per Piccioni, non si fida ad appoggiare su Bertini, lancio lungo, lo sardo approfitta del controllo dell'avversario, poi c'è un contrasto duro ma tutto regolare per il direttore di gara. Paciola, il giocatore rimasto a terra prima, ancora claudicante ma resta in campo per la Denis Bergamini. Ora invece a terra un giocatore della DGS Praia Tortora, un po' frammentato adesso il gioco. Era proprio il capitano, proprio Angelo Petrone. Comunque si scambiano il 5 con Meringolo. Ovviamente uno scontro di gioco. Ora la rimessa effettuata da Carbaglio per Bertini.
prova ad alzare il pressing la Denis Bergamini. Crisciullo va sul lungolinea, sbracciano un po' Puoli, Puoli riesce ad avere alla meglio, ha un po' di vantaggi in mezzo, ancora per Petrone, controllo troppo sofisticato, la finta di Alercia, ha a che fare con Brandi, non lo molla, lo mura nel tentativo di cross, ma la palla è ancora per Alercia, poi trova spazio per Bert Allan, ancora su Petrone oggi in questa prima frazione di gioco davvero in sintonia, davvero in palla, ora ha perso questo pallone, attenzione alla ripartenza per la Denis Bergamini, Alercia a fronteggiare Martins Pedro, lo va a raddoppiare ad aiutare Bert Allan, ma ancora la Denis Bergamini ora che cerca di alzare il tiro dentro, poi subisce una spinta a Bertini, tutto regolare per il direttore di gara, va giù anche lo sardo, fa proseguire, no, poi fischia e Bertini ovviamente va a protestare con il direttore di gara, voleva il fallo prima, che ricordiamo è Otranto di Rossano, coadiuvato da Maddalena e Graziano Di Paola. Calcio di punizione da ripetere. Appoggio su Bert Allan, poi Bertini. Lancio lungo, a cercare l'inserimento di Alercia. Gigliotti lo va a contrastare, Alercia prova ad andarsene, guadagna un fallo laterale. Stesso Alercia, va dentro per Bert Allan, uno spiemente in mezzo, è in ritardo tagliapietra, arriva la difesa del Denis Bergamini, c'è lo sardo ad alimentare per Gallo, la finta evita l'avversario, ancora Gallo deve trovare lo spazio per il traversone, lo effettua e si guadagna il calcio d'angolo. ...18 minuti sul nostro cronometro, 1-0 per effetto del gol siglato al 12° minuto da Angelo Petrone, battuto il calcio d'angolo, Gallo, una ribattuta, poi un po' di mucchio in aria, taglia pietra Bertini, palla ancora in gioco, taglia pietra prima la conquista, ma riesce ad andarsene con la sua velocità Martins Pedro e lanciare Cosenza in vantaggio Carbaglio, il duello in velocità lo vince momentaneamente Carbaglio, ma è costretto a concedere il fallo laterale agli avversari. Gigliotti per la Denis Bergamini, prova lo scambio con un compagno, Alercia non si fida, la butta via più lontano possibile, concede ancora questa rimessa in fase di attacco per gli ospiti. Non ha un buon controllo Martins Pedro, può ripartire la DGS Praia Tortora, Petrone d'esterno per Puoli che ha campo a disposizione, ora può anche puntare l'avversario, poi cerca un passaggio per tagliapietra, viene intercettato. Ora libera la Denis Bergamini, ma ancora DGS con Bert Allan per Gallo. Riesce a superare un avversario Gallo, punta un altro, va sull'esterno in mezzo. La deviazione, il calcio d'angolo. Molto larghi come siamo abituati a vedere nelle squadre di Mister Aita. Gallo a sinistra e Alercia a destra, ora c'è forse un piccolo infortunio al viso per il direttore di gara, Otranto viene soccorso, gioco fermo al 21° minuto, facendo che è tutto ok, quindi si potrà riprendere.
dalla bandierina Petrone e Gallo vicini, sempre per cercare lo scambio. Vedremo se effettueranno lo scambio e poi il traversone, o Petrone deciderà di metterla in mezzo dove ci sono Bertini. La mette direttamente il portiere Andreoli, esce con i pugni a liberare l'area. Ora Martins Pedro riesce ad avere un controllo su Alercia, poi entra Bertini e c'è, si confrontano i due, c'è il calcio di punizione. Bertini dice di aver preso palla piena e non era fallo per lui, ripreso verbalmente da Otranto. Calcio di punizione per la Denis Bergamini sul pallone Brandi, se la chiama vicino Meringolo, non lo serve Brandi, vuole forse lanciare la lunga, così è, ci prova Alercia ben posizionato, la rimanda a centrocampo, poi taglia pietra, viene anticipato ma fallosamente da Brandi. Puoli la batte subito a cercare taglia pietra, affronteggiato da Meringolo, riesce a superarlo in un primo momento, poi in mezzo per Petrone, il suo controllo un po' difficoltoso. Carbaio per Tallan, la mette giù e va da Gallo. Gallo torna indietro questa volta, non va a sfidare Cosenza. Poi Bertini, ancora lungo, con calma questa volta la difesa del Denis Bergamini, dialoga con Andreoli, poi Meringolo a cercare un compagno da quest'altra parte, troppo lungo, non ci arriva Martins Pedro, attualmente capocannoniere della squadra con la doppietta realizzata domenica scorsa, due dei tre gol realizzati dal Denis Bergamini sullo Juvenilia Roseto. Alercia deve andare ad anticipare proprio Martins Pedro, poi c'è il controllo non buono da parte di, c'è Tagliapietra che ha una buona occasione, Tagliapietra! Tagliapietra raddoppia! Tagliapietra c'è, la mette dentro questa volta, il controllo errato di Brandi, ne ha approfittato Petrone che ha lanciato nello spazio il verticalizzando per Tagliapietra che è arrivato in anticipo su Andreoli e l'ha messa dentro quasi al rallentatore. Fatto sta che al 24esimo minuto 2-0, raddoppio della DGS Praia Tortora. E dopo l'1-0 la reazione della Denis Bergamini è stata abbastanza timida, non c'è stata una reazione forte. E ora arriva il raddoppio, si fa ancora più in salita per gli ospiti questa partita. Non molla il pressing, ora la DGS Praia Tortora con Petrone e Tagliapietra, lo elude però la Denis Bergamini, Gallo intercetta, deve vedersela con due, riesce a superare, c'è spazio, si era inserito Puoli, non l'ha visto Galli, Gallo, lo vede Petrone, poi ritorno troppo lungo, ma è ancora la DGS Praia Tortora, Puoli ancora per Tagliapietra, ora galvanizzato dal gol del raddoppio per Alercia. Bertalan dietro con calma a Crisciullo, dice che è meglio andare da Bertini, ancora Crisciullo, lo va ad affrontare Ventura che chiama anche i compagni a salire a cercare una reazione. Ora vuole tenere palla la DGS Praia Tortora, il lancio di Bertini non lo può intercettare Petrone. Ancora Bertini con calma, in vantaggio appoggia su Carbaio, gli va vicino Bertalan, vede lo spazio, intelligentemente chiama avanti Bertini che ha spazio, poi Bertini fa avanzare Crisciullo, Crisciullo aspetta l'arrivo di Bertalan, dentro per Tagliapietra, Brandi va in scivolata, lo mette giù, calcio di punizione. Aspetta,
Bertallan. C'è sempre il solito movimento, i soliti contatti prima del calcio di punizione. Bertallan prova, poi eccola, una sforbiciata, bello il gesto atletico di Puoli, ma non ha impensierito Andreoli. Gallo intuisce tutto, va in anticipo, troppo lungo per il suo anticipo, palla riconquistata dalla DGS Predator in un primo momento, poi c'è un'azione fallosa che vede il direttore di gara che comanda il calcio di punizione a favore degli ospiti. Brandi cerca il lancio lungo su Martins Pedro, è in vantaggio Crisciullo, poi Puoli non è riuscito ad evitare il fallo laterale, si riprende con questa rimessa in gioco a favore degli ospiti, anzi no, c'è un calcio di punizione, sulla palla c'è Paciola, provano a salire, vanno in aria i giocatori Gigliotti, finta, poi va Paciola, Carbaglio libera, allo stacco Petrone, viene ostacolato da Amendola, vede questo tocco il direttore di gara, decide di fischiare il calcio di punizione, con calma Piccioni, affida la palla a Bertini. Non si intendono col direttore di gara, Otranto fa, si fanno ora il cenno, fa ripetere, Bertini dietro per Piccioni, Carbaglio, Bertallan, Petrone, controlla il capitano, deve resistere una carica, poi gli subentra lo Sardo che fa un numero su due avversari e trova lo spazio per servire Gallo. Gallo che va a puntare dentro per Tagliapietra, questa volta un controllo troppo lungo, favorisce l'intervento avversario ma va a recuperare ancora con energie inesauribili. In questo primo tempo Bertallan dietro Bertini, in calma dialoga proprio con Bertallan, da quest'altra parte c'è Crisciullo, lo vede Bertini e lo va a servire. Crisciullo a qualche metro avanza, guarda i compagni, poi la palla gli viene intercettata, la riconquista da Dennis Bergamini che prova a ripartire con Meringolo, lo affronta lo Sardo, Meringolo lo evita con una finta, poi carica un destro che non va ad impensierire Piccioni. Nonostante il 2-0, forse in queste occasioni, nell'ultima occasione forse non è molto contento mister Aita, che ha richiamato Andrea a un tocco. Bertini, Petrone sempre elegante il capitano, le finte, evita l'avversario, resiste anche a una carica, poi dentro per Puoli, si alza però la bandierina. Puoli era finito oltre la linea dei difensori, si è ripreso col calcio di punizione già battuto da Andreoli. Straface, poi dentro c'è Carbaglio, gli sfugge la palla ma è il primo a ritornare, Pert che lotta insieme allo Sardo, poi lo Sardo riesce a favorire l'intervento di Carbaglio che trova lo spazio per Gallo, dentro per Petrone, ancora Petrone, da quest'altra parte c'è Alercia, prova a servirlo Petrone, lo fa bene Tagliapietra. Voleva una conclusione, forse poco convinto, viene intercettata
E intanto abbiamo superato la mezz'ora della prima frazione di gioco e il risultato qui al Mario Tedesco è di 2-0 per la DGS Praia Tortora. I gol tutti questo primo tempo al 12° minuto con Petrone, al 23° il raddoppio di Tagliapietra. Brandi non un controllo felice, Puoli disorienta Gigliotti, se ne va sull'esterno, effetto del traversone, troppo lungo, non può arrivarci Lo Sardo, ma ci arriva Gallo, che ora andrà sicuramente da Lo Sardo, no, finta, cerca di superare, supera un avversario, non il secondo, lo aveva raddoppiato, poi si lotta lì sulla linea del fallo laterale, la palla la riconquista la Denis Bergamini, che prova a lanciare lungo. Ventura va a lottare con Carbaio, ha la meglio nel primo momento, ma poi subisce il ritorno di Bertalan. Ed ora Bertini, lungo, voleva l'inserimento di Gallo, ma troppo interno, è uscito Andreoli. Brandi, buono questa volta il lavoro del giocatore di Paciola su Bertalan. Martins, Pedro, va a Puoli con troppa energia, va a commettere un fallo che forse non voleva neanche mister Aita. E dalla tre quarti c'è questa ora occasione per gli ospiti, sulla palla Meringolo, mucchio in aria, Piccioni urla ai suoi, urla ad Alercia, ne va a posizionare due, sono Alercia e Lo Sardo in barriera. Sulla palla ci sono Paciola e Meringolo, va il traversone di Meringolo, insidioso, ma ci sembrava essere in posizione Piccioni. Al 33° minuto. Questo tentativo della Denis Bergamini. Crisciullo, Bertini, Bertalan, coinvolge il connazionale Piccioni, ancora per Bertalan, c'è Crisciullo da quest'altra parte, poi c'è invece il lancio su Puoli, scambio corto con Tagliapietra, poi Puoli si perde il pallone e lo riconquista la Denis Bergamini con straface da quest'altra parte per Gigliotti, chiama palla Martins Pedro, la ottiene, gli va incontro Alercia. Ultimo tocco suo, c'è il fallo laterale. Bertalan su Puoli, di eleganza per Petrone. Stavolta Petrone non riesce a superare il raddoppio, c'è Martins Pedro, poi la trattenuta di Petrone, la vede il direttore di gara e c'è il calcio di punizione per gli ospiti, battuto da Cosenza. Da quest'altra parte c'è straface, poi alimenta ancora l'azione il Filidoro, riconquista palla la DGS Praia Tortora, la palla però è uscita dal terreno di gioco, potrà riprendere la Denis Bergamini. Filidoro, battuto, lo scambio con il compagno Meringolo, si inserisce Gallo, l'ultimo tocco è di Meringolo, c'è il fallo laterale per la DGS Praia Tortora. Ha battuto su Piccioni, da questa parte a spazio Alercia, Piccioni non va al lancio lungo, va invece dall'altra parte
per l'altro col nazionale c'è una nutrita pattuglia argentina nella DGS Predator Tortora, che è Carbaglio che ritorna su Piccioni. Ora questa volta lo vede Alercia Piccioni, cerca di servirlo, va bene allo stacco Piccioni, attenzione Puoli, supera Brandi, Puoli su Andreoli, alza, porta la mano all'orecchio Puoli, l'inserimento velenoso di Andrea Puoli e arriva il 3-0. 36esimo minuto. Andrea Puoli mette al sicuro per il momento il risultato e in maniera anche netta e meritata per quello che abbiamo visto durante questo primo tempo. C'è stata davvero una, dopo il primo gol, poca reazione da parte degli ospiti, il raddoppio di Tagliapietra ha praticamente, non diciamo chiuso la partita, ma comunque ha messo un sigillo importante. Ora questo inserimento velenoso su Puoli, che è riuscito ad arrivare a tu per tu con Andreoli e a metterla dentro. Decisamente in salita ora per la Denis Bergamini, che dovrà Brandi, stavolta anticipa Tagliapietra. Si fa vedere Martins Pedro, prova ad andarsene con un buon gioco di gambe, riesce a servire il compagno Meringolo, poi esce Piccioni. Crisciullo, Bertini, appoggio per Crisciullo, prova ad accelerare Alercia, torna indietro con calma su Bertalan, si fa vedere lo sardo, lo scambio corto tra i due, poi Petrone ancora scambio con Bertalan, fraseggio, ora c'è la tranquillità anche del risultato nella DGS Predator Tortora e cercano il fraseggio. Bertini dentro per Losardo, Tagliapietra, si fa vedere l'appoggio su Puoli, Petrone, metto un po' a spasso il pallone, lo scambio ancora con Puoli, Gallo, gli va in sovrapposizione Petrone, Gallo invece torna all'indietro da Bertalan e ancora ritroso su Bertini. È isolato il pressing del Denis Bergamini, poi il lancio lungo di Bertalan per Alerce in posizione regolare, Alerce e Gigliotti, le finte non a bocca, Gigliotti riesce a fermarlo, trova anche lo spazio per Martins, scivola Martins, va al contrasto, l'ultimo tocco è suo, poi con cuore prova a recuperare la palla ma non gli riesce, qualche incomprensione, ma l'assistente ha segnalato bene all'arbitro, l'ultimo tocco era di un giocatore della Denis Bergamini, la rimessa tocca alla DGS Predator Tortora effettuata da Alercia per Bertini. Carbaglio dentro per Losardo, chiama in avanti Bert Alan, Petrone, Petrone che anticipa, va sul fondo Petrone in velocità, poi la mette in mezzo, Tagliapietra, una deviazione che non trova lo specchio della porta, ma comunque è un'altra occasione, gol al 40esimo. Alercia va in anticipo, poi il contrasto tra Brandi e Puoli, poi ancora Brandi su Tagliapietra. Ora
campanile dentro per Amendola, che ha un buon controllo per far proseguire il compagno. Carbaglio non riesce ad intervenire, palla in mezzo, Bertini è ben posizionato a recuperare Carbaglio. Gallo, Carbaglio è a terra e Gallo preferisce mettere la palla in fallo laterale. Tutto questo al 41esimo minuto, con il risultato saldamente nelle mani della DGS Praia Tortora per 3-0. Al 12esimo minuto, da calcio piazzato, Angelo Petrone. Al 23esimo il raddoppio di Taglia Pietra e al 36esimo Andrea Poli. Questo è il tabellino dei marcatori finora. Si riprende la palla restituita alla DGS Praia Tortora con Piccioni, da questa parte per Crisciullo. Gigliotti e Puoli con astuzia andata a metterci la gamba, a far carambolare la palla sull'avversario. Alerce dentro, taglia pietra, Gallo aveva fatto tutto bene, preparazione meno il tiro e la coordinazione, non è riuscito ad avere la coordinazione per tenere bassa questa conclusione. Bertini con classe ed eleganza al controllo di petto, il pallone servito allo Sardo che evita l'avversario, che in questo caso era Meringolo. Gallo, Bertallan, ora un controllo che mette in difficoltà Carbaglio, che va con coraggio su questa palla, ma la può conquistare la Denis Bergamini. Poi Martins viene fermato, Bertallan fa un ottimo lavoro, Poli prova a rallentare un po' in ritmo Crisciullo, con Ventura che va in pressing, Piccioni lo evita e appoggia per Alercia. Ora il fraseggio della DGS Praia Tortora. Non la trova c'è un calcio di punizione, c'è una bandierina alzata, non la vede il direttore di gara, intanto si continua a giocare. Brandi di testa, Puoli ora si avvede della segnalazione dell'assistente, il direttore di gara, e ferma il gioco per una posizione irregolare. E siamo entrati nell'ultimo giro di cronometro, un minuto e più recupero, anzi 30 secondi più recupero, ce ne sarà in questo primo tempo. Fili d'oro per la Denis Bergamini, da quest'altra parte per Brandi. Il lancio a cercare Martins, non ha vita facile con Alercia, poi il disimpegno lo conclude Crisciullo. Ora il colpo di testa di Carbaglio, straface in vantaggio su Petrone. Puoli su due avversari, gran lavoro, e palla nei piedi di Losardo ora per Bertallan. Petrone ha fatto un gran primo tempo, va giù, tutto regolare per il direttore di gara, rimane giù Petrone, palla messa fuori. Siamo intanto già nel recupero di questo primo tempo. No,
E arriva il fischio che decreta la fine della prima frazione di gioco, 3-0 per la DGS Praia Tortora. Fine primo tempo è decretato, quindi i giocatori vanno negli spogliatoi e li accompagniamo con un applauso. Abbiamo assistito all'ultimo primo tempo, complimenti a entrambe le squadre. Tutto pronto per il secondo tempo qui dal Mario Tedesco per DGS Praia Tortora, Denis Bergamini, Rosso Blu, Città di Luzzi, prima fazione di gioco, 3-0 per i padroni di casa. Fischietto pronto per Otranto di Rossano per dare il via ai secondi 45 minuti. Fischio che arriva in questo istante, la battuta della DGS Praia Tortora, il lancio lungo subito per Gallo, in vantaggio Filidoro, con calma per Gigliotti. Carbaio lotta subito col nuovo entrato Crispino, due sostituzioni per la Denis Bergamini, dentro Crispino e Russo. Vedremo risultato davvero pesante, passivo pesante, 3-0. Vedremo cosa avrà detto ai suoi mister Tignanelli, cercare quantomeno di restare un po' in partita. E intanto ha provato già con due sostituzioni, inserendo appunto, come abbiamo detto, Crispino e Russo. È andato fuori Cosenza. Filidoro scambia con Meringolo, poi Tagliapietra non va a mollare, Straface che deve rifugiarsi, poi va di forza Bertini ad anticipare Ventura. Bertalan, nessun cambio almeno al momento per mister Aita, lo stesso 11 di partenza. Piccioni, Crisciullo, ancora lo scambio con Piccioni che ora va da quest'altra parte, va Crispino, Losardo, poi Filidoro, va ad anticipare Petrone, Meringolo, Tagliapietra, l'esterno per lanciare Gallo che riesce a resistere una carica, Gallo entra in area, dentro per Petrone, pressato, non riesce a metterla nello specchio della porta. Quando sono quasi 3 minuti sul cronometro, un'altra grande occasione per la DGS Praia Tortora per fare poker, pare ci sia anche una deviazione, quindi si riprenderà con un calcio d'angolo. Intanto è rimasto a terra Martins Pedro, che è stato provvidenziale perché è riuscito con la sua pressione a fare da ostacolo e non far trovare la calma e la tranquillità e la precisione soprattutto a Petrone per metterla dentro per il 4-0. Quindi c'è questo calcio d'angolo. Battuto, va direttamente sul fondo. Andreoli, Filidoro,
va ad inseguire Petrone. Filidoro deve tornare indietro, non lo molla Petrone, poi va in raddoppio anche Tagliapietra. Se ne esce, cerca di uscirsene la Denis Bergamini, ma Lercia capisce tutto e va ad alimentare ancora l'attacco dei padroni di casa. Ora con Sardo, ancora lì Brandi, Bertallan non riesce a trovare la ripartenza, la Denis Bergamini, Puoli va a puntare l'avversario, Puoli! È chirurgico, preciso, imprendibile. Andrea Puoli fa doppietta al quinto minuto. E arriva la doppietta di Puoli! IGS Predator Tora 4! E arriva così anche il poker. Si fa pesante il passivo per la Denis Bergamini. Nonostante le due sostituzioni, c'è il rischio dell'imbarcata. 5 sul cronometro del secondo tempo, 4-0. Filidoro. Sardo intercetta, Bertini allo stacco su Ventura, Amendola, Russo riesce a lavorare bene questo pallone, poi lo gira Meringolo. Le sostituzioni, dicevamo, della Denis Bergamini, tutte all'inizio ripresa, al primo minuto, dentro abbiamo detto Crispino, fuori Cosenza, poi dentro Russo per Paciola. E nonostante il 4-0, Mister Aita si fa sentire con i suoi ragazzi. In posizione regolare Ventura va a recuperare Gallo, poi Bertini sbaglia a liberare, ne approfitta Crispino, poi Russo ha tentato di far inserire Martins, ma Puoli è andato a recuperare. Facciamo 6 gol. Si riprende. Giochiamo in Coppa Italia contro il Rennes, però a Rennes. Volevo dire, vabbè, lo devo dire. Se qualcuno vuole andare. No, ero convinta che con Piccioni per Bertallan. Ora ha provato un numero Bertallan, lo ha intercettato Ventura, ancora Ventura dentro. Riscaldamento sulla panchina per Mister Aita, si scaldano un po' tutti, ovviamente visto il risultato ci sarà spazio per gli altri, intanto è già pronto Rivadero per fare il suo ingresso in campo. Nono minuto. La DGS Praia Tortola sostituisce il numero 6. Gallo. Vediamo un po' le sostituzioni.
con il numero 8 Rivadeo. Nessun diciamo cambio tattico per mister Aita. Rivadero è un altro esterno che prende semplicemente il posto di Gallo, lo fa rifiatare mister Aita. Ricordiamo il punteggio al 9 minuto 4-0, la doppietta di Puoli, partita sbloccata nel primo tempo al 12esimo dalla magia, dal calcio di punizione di Angelo Petrone. Il raddoppio di Tagliapietra e al 36esimo il tris proprio di Puoli con un inserimento velenoso. E al quinto minuto della ripresa, ora attenzione, c'è anche la possibilità ancora per la DGS Praia Tortora. E dicevamo al quinto minuto, poi il raddoppio, la doppietta personale per Andrea Puoli. E fa il suo esordio nella Denis Bergamini, lo avevamo detto anche inizio cronaca, Gentile, ex della DGS Praia Tortora, con il numero 7. Gentile è arrivato questa settimana in forza alla Denis Bergamini, e mister Tignanelli gli concedere questi minuti del secondo tempo. Gentile, che ha fatto parte della squadra che ha vinto il campionato di prima categoria per approdare poi in promozione. Ora il capitano si destreggia ancora Petrone, un'altra magia, si è destreggiato nella difesa avversaria e è andato a realizzare la sua personale doppietta insieme ad Andrea Puoli. DGS Praia Tortora 5. 5-0, dicevamo prima c'era il rischio dell'imbarcata per la Denis Bergamini. Poca reazione. Abbiamo a 6. E ci sono ancora molti minuti da giocare. Denis Bergamini, che è partita bene in questo campionato, domenica ha battuto 3-1 lo Juvenilia. Di fronte però oggi ha avuto una DGS Praia Tortora estremamente concentrata. La partenza, l'esordio amaro. Ora attenzione all'inserimento, l'orgoglio di Martins, prova dalla distanza, intercetta Carbaglia, ancora Martins, e al 12esimo c'è un po' di orgoglio da parte della Denis Bergamini, impersonato da Martins, che proprio domenica scorsa ha siglato una doppietta del 3-1 finale sullo Juvenilia Roseto. Dicevamo l'esordio di fronte, ha trovato la Denis Bergamini, oggi ha trovato una DGS Praia Tortora estremamente concentrata sia sul piano mentale che fisico. Ora Brandi deve andare ad intercettare l'inserimento di Rivadero, poi esce Andreoli, si scontra con Tagliapietra, e Andreoli non ha gradito questo tentativo di Tagliapietra. Riparte la Denis Bergamini. Petrone oggi autore di una grande prestazione, una doppietta insieme a Puoli. Filidoro. Bertini non vuole che la concentrazione, nonostante il 5-0, cambi. Gentile non la trova, c'è l'anticipo di Puoli, sono stati compagni di squadra. No, scusate, no, ecco qua. E Puoli trova anche un jolly, quello che una volta veniva definito Eurogol, dalla tre quarti. Il calcio potente e preciso. Puoli!
per Puoli è servita la tripletta. Presidente, controlla se si è bucata la rete. Ora c'è cambio. Tagliapietra lamenta forse qualche fastidio muscolare, si sta spiegando con la panchina, ma intanto è pronto a fare il suo ingresso in campo il numero 9. Il numero 9. Capuano. Due sostituzioni. Escono il capitano con numero 10 Angelo Petrone e Puoli, autore di una fantastica tripletta. Entrano in campo con numero 9 Capuano e col numero 30 fa ingresso in campo anche De Luca. Passivo davvero pesante per la Dennis Bergamini, ma poco quello che si è visto della squadra ospite, forse oggi troppa DGS Praia Tortora. Dentro anche Capuano al posto di Petrone e ora arriva il giallo per Brandi, forse un po' di frustrazione per il risultato, un colpo un po' deciso su Tagliapietra. Esce anche Tagliapietra, la DGS autore del secondo gol. Esce il numero 18 Tagliapietra ed entra il numero 26 Favieri. E fa il suo ingresso in campo anche Favieri. Anche qui non ci sono stravolgimenti tattici, Favieri è un attaccante. Quindi attaccante per attaccante, calcio di punizione ora. Bert sulla palla, morbido da dove c'è solo fili d'oro, Capuano lo va ad anticipare a levargli la palla dietro per Losardo, ma nel frattempo la sfera è uscita dal rettangolo di gioco per la rimessa a favore del Dennis Bergamini, che ovviamente a questo punto aspetta solo la fine della partita. Ancora Rivadero, De Luca va a chiudere, appena entrato ancora De Luca dentro per l'inserimento di Favieri, intercettato all'ultimo istante, poi arriva ancora De Luca, va in area De Luca, viene fermato. De Luca è uno degli ultimi acquisti della DGS Praia Tortora, un centrocampista levato in forza a una diretta concorrente questo campionato. Ancora un po' arrivato l'ultimo istante, è stato uno degli ultimi arrivi, quindi non ha potuto disputare l'intera preparazione proprio con la squadra, quindi un po' indietro con la preparazione sia fisica che tattica. Ma intanto arrivano minuti anche per lui. Gentile va a Capuano, Gigliotti, Carbaio, ancora energia per staccare, poi protegge Gigliotti la palla, fa uscire fuori dal campo Russo per Filidoro. De Luca viene momentaneamente anticipato da Martins. Favieri
non riesce a deludere la posizione irregolare. Si alza la bandierina dell'assistente, c'è il calcio di punizione. Quasi 20 i minuti sul nostro cronometro, 6-0. Procede un'altra sostituzione, mister Tignanelli. Dentro Dacri. Vediamo chi richiama in panchina. Ferma il gioco. Tutto da ripetere. Carbaio. De Luca dietro per Bertini, cambia per Crisciullo. Ritmo ovviamente adesso molto basso. De Luca cerca di attaccarlo Crispino, poi Piccioni per Losardo. Rivadero, qualche difficoltà, riconquista palla la Dennis Bergamini. Poi Martins, ma c'è azione fallosa. E quindi Dacri ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Filidoro. Hanno ancora una sostituzione per parte i due mister, vedremo se ne usufruiranno. Rivadero, Capuano viene anticipato, Brandi. Poi Russo, ora Bertini per Carbaglio. Si fa vedere De Luca, il tocco per Capuano, l'anticipo di Brandi, fallo laterale. Carbaglio, lo scambio con Capuano, ancora fallo laterale per i padroni di casa. Rivadero, poi Favieri, deve metterci una pezza d'Acri, appena entrato per evitare il 7-0. Poi Bertalan intercetta Capuano, aspetta che la palla vada fuori sul tocco di Brandi, calcio d'angolo. Dalla bandierina Bertalan, il fendente, ancora Dacri a liberare la difesa, c'è Rivadero, poi Martins, Rivadero lo blocca, lottano i due, poi Martins, ci sono vari scontri, c'è il calcio di punizione per la Dennis Bergamini. Intervento falloso di Alercia su Martins. Gigliotti deve liberarsi subito dal pallone sull'arrivo di Capuano, lo fa malamente, poi Bertalan prova a verticalizzare Favieri e Brandi. Brandi appoggia indietro di testa ma non fa in tempo Andreoli. C'è nuovamente calcio d'angolo
sotto l'aspetto del risultato ovviamente la partita non ha più nulla da dire, visto il passivo 6-0 con 3 gol nella prima frazione di gioco e 3 nella seconda. La doppietta di Angelo Petrone e la tripletta di Puoli, altra occasione, altra potenziale occasione, ma c'è Andreoli. Brandi per Meringolo, scambio con Gigliotti, poi Crispino cerca di trovare uno spiraglio per far viaggiare Gentile, comunque guadagna questo fallo laterale la Denis Bergamini, prova ad affacciarsi nell'area di rigore, Gentile riesce a mettere questo buon pallone, lo sorveglia Piccioni. Arriva anche la quinta e ultima sostituzione per mister Aita, pronto Limongi. Fuori Carbaglio al 25° minuto. Rivadero, De Luca con calma all'indietro proprio per il nuovo entrato Limongi, Bertini, Bert, Crisciullo di testa su Piccioni. Indubbiamente in questo momento le due squadre staranno già pensando anche alla prossima giornata di campionato. Con la Denis Bergamini mentre mister Aita richiama ancora i suoi ragazzi, provato a verticalizzare ora la squadra ospite, è uscito bene Piccioni, diciamo al prossimo turno Denis Bergamini se la vedrà in casa con lo Scandale, mentre la digeste Praia Tortora, trasferta insidiosa e difficile con il Cotronei Caccuri, per poi la prossima casalinga, già un altro scontro diretto, e per attenzione a Favieri, ora supera l'avversario Gigliotti, Favieri entra in aria, l'appoggio per Rivadero che non ha difficoltà a fare il 7-0. E arriva il settimo gol. Rivadero al 28°. Rivadero. Dicevamo l'iniziativa di Favieri e l'appoggio per Rivadero, la porta spalancata per il punteggio e il 7-0. Intanto dicevamo per il prossimo turno trasferta a Cotronei per a Caccuri contro il Crotonei. Cioè, è difficile adesso la pronuncia. Cotronei Caccuri, punto Praia Tortora, Denis Bergamini, rosso blu, Scandale. Invece la prossima casalinga, come stavamo dicendo, è con la Rossanese, e in ottica campionato, playoff, è una delle squadre, una delle dirette concorrenti. Fa proseguire Otranto, poi Bertini ha qualcosa da dire
all'assistente che ha segnalato un contrasto falloso. Contrasto falloso, Bertini insomma non era propriamente d'accordo. Calcio di punizione per la Dennis Bergamini con Gentile. Due in barriera per Piccioni. Ancora qualche istante. Parte il traversone di Gentile. Non si fida della presa Piccioni, va con i pugni a liberare l'area. Poi Limongi. Ha capito tutto Meringolo. A fermare la ripartenza dei padroni di casa. De Luca. Ancora De Luca. C'è l'anticipo di Martins. Poi Meringolo gli subentra. Ancora De Luca. Si guarda attorno, vede Bertallan. Con calma per Capuano, Rivadero, scambio corto, ancora Capuano, Bertallan, Limongi, per Capuano, ancora il fraseggio corto, ora ferma tutto Martins, ma Crisciullo è attentissimo nonostante il risultato, va ad anticipare l'avversario. Va giù Crispino sull'attacco di Limongi. 31 minuti, 14 più recupero alla fine di questa partita. Il risultato è di 7-0. Ancora un calcio di punizione per la Dennis Bergamini con sempre il solito Gentile. Stavolta più tagliato, Bertini va ad evitare guai peggiori, poi c'è la segnalazione dell'assistente, si riprenderà con un calcio piazzato, calcio di punizione. Bertini, Bertallan trova con visione di gioco Capuano. Sicuramente tutto facile ora per la DGS Predator tra Favieri, che ha propiziato il 7-0 di Rivadero. Va all'indietro per Limongi, Capuano, Limongi va al duello con Gentile. Finiscono a terra i due, il fallo è del giocatore della DGS Predator tra il calcio di punizione per gli ospiti. Gentile lo batte, cercare subito Crispino, Amendola. Sbaglia il tocco, ne approfitta Lercia, ora Rivadero. Limongi. Favieri a disturbare l'avversario. Resta a terra il giocatore della Dennis Bergamini. Crampi più che, diciamo, stanchezza, più che infortunio. Andiamo. Si tratta di Meringolo e comunque riesce a restare in campo. Ancora Favieri, va a disturbare Gentile, poi il disimpegno, il tiro di Limongi, ma ferma tutto il direttore di gara, palla forse uscita fuori, si riprende con, non ce la fa Meringolo, arriva alla
quinta sostituzione. Per la Dennis Bergamini. E fa suo ingresso in campo anche Gaudio per la Dennis Bergamini rossoblù. Tanto c'è il calcio d'angolo. Favieri ci prova in acrobazia. Amendola. Evita un po' di avversari, riesce a deludere e a portare su palla. Poi Alercia va, ma fallosamente prende il pallone, tocca anche l'avversario. C'è il calcio di punizione per gli ospiti. La palla scodellata in aria, libera la difesa della di Gesse Predator, Tortora, Bert Allan, la Veronica, poi il lancio per Favieri, gli subentra in difesa Dacri. Si procede con calma adesso. Ancora una rimessa per i biancoazzurri. Alto Tirrenici oggi davvero impeccabili, dato tutto per il verso giusto alla squadra di Aita, hanno fatto tutto bene, hanno sbloccato subito, raddoppiato, sono andati in, al riposo su un vantaggio già consistente di 3-0 e nella ripresa hanno continuato a macinare gli avversari per un risultato che al momento è di 7-0. De Luca va a recuperare palla, l'appoggio per Bertini, fraseggia, poi si inserisce, ci prova, si è inserito Crispino, ha visto Piccioni fuori dal proprio specchio della porta e ha provato a sorprenderlo, non ha trovato la giusta misura, ma buona l'idea. Piccioni per riprendere il gioco quando siamo al 38esimo minuto quasi. Non molla Crispino. Poi Crisciullo prova ad andarsene. Bertini, c'è spazio enorme, squadre staccate per Capuano, ma non vuole affondare. Lavora bene questo pallone all'indietro per Bertini. Su Rivadero, non arriva bene al controllo Rivadero, gli sfugge il pallone per la rimessa a favore degli ospiti. Ora si lotta un po' a centrocampo, c'è il fallo dei padroni di casa al Dennis Bergamini che può soffrire di questo calcio di punizione, già battuto. La palla arriva da questa parte su Gentile, e a due di fronte preferisce appoggiare su un compagno, su Gaudio per l'esattezza, poi ancora Gentile dentro, un po' troppo lungo, poi c'è anche la segnalazione della posizione irregolare.
Bertini guadagna qualche istante per Tallan. De Luca ancora a Bertini. Dentro per De Luca che ha spazio, può allungare la sua falcata, poi fa viaggiare Capuano, deve andare all'uno contro uno, Capuano prova a metterla in mezzo, viene sporcato il suo cross, lo recupera in qualche modo la Digesse Preda Tortora. Alercia di nuovo dentro, Gaudio è solo, chiama e fa avanzare Gentile. Piccioni si fa sentire sui suoi, Gentile prova uno scambio corto, ma ha capito tutto Bertini, con esperienza, poi vuole la palla Bertini, lo ignorano un po' i compagni, vanno indietro invece da Piccioni e Crisciullo. Limongi, Bertini, De Luca, Crisciullo. Minuti finali, poi Bertini fa un gioco di classe sull'attacco di Ventura e il lancio lungo a cercare Rivadero che trova il tunnel, lo sprint, poi per Favieri che viene contrastato. Martins chiama ancora avanti Gentile. Ventura, Martins, Bertini lo fa girare, Martins non ha spazio, deve tornare indietro, poi fa un bel gioco, riesce ad evitare due avversari, ma non ha impensierire comunque Piccioni che lancia subito lungo per Favieri, Brandi è in vantaggio, fuori in fallo laterale. E ora qualche istante in attesa che arrivi il pallone che nel frattempo è uscito proprio fuori dal terreno di gioco, non solo, proprio dal campo. Si perde qualche istante, vedremo se poi il direttore di gara Otranto di Rossano, che è stato coadiuvato e assistito nella direzione di questa gara da Maddalena e Graziano di Paola, deciderà di dare recupero o meno. Battuto il fallo laterale per Favieri, deve vedersela con Dacri, ancora Favieri per lo Sardo, la finta, ancora lo Sardo vince un contrasto per Rivadero. Si distende Andreoli e evita un altro score sul tabellino. Ancora di Digesse Preda Tortora. All'indietro per Piccioni. Limongi, De Luca sbaglia l'appoggio, si inserisce Gentile, che difficoltà, riesce comunque a trovare la collaborazione di un compagno all'indietro. Lo Sardo con le energie, nonostante il risultato, Limongi va a commettere fallo su Gentile, batte il calcio di punizione, Bertini allo stacco con Crispino, lotta il giocatore della Denis Bergamini, ma ne esce con eleganza Bertalan, che ora va a proporsi anche davanti, Favieri
controllo, voleva servire Rivadero, non gli riesce e non riesce neanche a Lercia ad alimentare l'azione offensiva, viene intercettato il suo tentativo di passaggio per il fallo laterale. Ultimi 30 secondi regolamentari, poi sarà recupero. Si fa vedere Martins, forse il più attivo dei suoi, la finta sullo sardo, poi deve tornare indietro. De Luca, e subentra Capuano. Da questo momento è il recupero. Poi Rivadero, un po' di contrasti, il direttore di gara fa accenno di proseguire. Ventura, ancora lo sardo e Bertallan che poi prova e trova la traversa. Attenzione, c'è ancora Favieri, ha tentato un gol alla Maradona. Bertallan dal centrocampo, Favieri prova a girarsi su Brandi, poi va via Gigliotti a sbrogliare il tutto. Un minuto oltre il novantesimo. Un minuto fa ha tentato una prodezza Bertallan, ha visto Andreoli fuori dai pali ed è andato a colpire la traversa in pieno. Ultimo tocco di Rivadero, ultimo tocco di Alercia, scusate, la rimessa per la Denis Bergamini. Ancora Alercia, ancora però in maniera fallosa, cioè il calcio di punizione per gli ospiti. Fuori misura c'è Limongi, poi per un attimo Martins era riuscito a tenere in gioco la palla, ma è ancora rimessa per i padroni di casa con Limongi, per Capuano. De Luca alza questo campanile. Ancora un fallo laterale, arriverà forse a 93esimo. E ancora lo sardo che va a conquistare un altro pallone, poi c'è un po' di lotta Ventura e Alercia. Ultimo tocco dei padroni di casa, dentro per Crispino. Rivadero, si continua a giocare per Talan, spazio e prateria per Rivadero. Ancora Rivadero, si fa vedere De Luca al centro e c'è anche Favieri. Il tentativo di cross di Rivadero intercettato in calcio d'angolo. Guardali, è finita, guardali, guardali. Potrebbe essere l'ultima azione della partita, il risultato 8-0 per la DGS Praia Tortora. Arriva il traversone Favieri e arriva anche l'8-0. E arriva l'ottavo gol della DGS Praia Tortora alla firma di Raffaele Favieri. Favieri va sul tabellino dei marcatori per un 9-0 finale. Grazie.
per un 8-0 finale. E arriva anche il fischio, il triplice fischio del direttore di gara. Non poteva esserci esordio migliore per la DGS Praia Tortora di fronte al proprio pubblico. Dopo l'esordio amaro a Campora arriva un 8-0 che insomma non ha bisogno di ulteriori commenti. Prestazione perfetta per la squadra di Aita.